Ciao, oggi ho deciso di parlarvi ancora di PowerPoint e nello specifico ho deciso di parlarvi di una delle nuove implementazioni che PowerPoint offre, che è la gestione dei modelli 3D. I modelli 3D si possono importare all'interno di PowerPoint e si possono anche gestire. Ma che cos'è un modello 3D? Un modello 3D è la rappresentazione matematica di un oggetto tridimensionale. Questo è un elemento fondamentale per la computer grafica 3D che può servire sia in ambito industriale, nella progettazione architettonica e noi andremo a vedere oggi quelli che sono gli strumenti messi a disposizione per caricare un modello 3D all'interno di PowerPoint. Quali sono i formati che PowerPoint ci permette di importare? Sono formati con estensione FBX, OBJ, STL, quindi sono i formati maggiormente generabili da N software che fanno grafica tridimensionale. Io parto da una slide vuota e incomincio ad inserire all'interno di questa slide vuota un'immagine di sfondo che mi servirà per rendere più piacevole l'utilizzo degli oggetti 3D. Ma non è ovviamente necessario, Io ho inserito un'immagine di sfondo. Automaticamente poi a questa immagine io vado ad apporre dei modelli tridimensionali e per inserire un modello tridimensionale si utilizza la scheda Inserisci e si utilizza il comando Modelli 3D. Modelli 3D permette di caricare file che abbiamo già sul nostro PC in locale oppure da un online. Io adesso vado a prendere dei file che ho preparato per questa esercitazione e nello specifico vado a prendere una casa, vedete l'estensione FBX OBJ e i vari modelli con i quali si possono importare sono questi formati. Io vado a prendere una casa e la inserisco. Automaticamente la casa viene collocata al centro della nostra slide, ma contemporaneamente alla collocazione del modello 3D, noi abbiamo a video una scheda nuova che è basata su strumenti modello 3D, che si chiama Formato, che ci permette di definire con quale visualizzazione andare a portare la casa. Quindi io la posso ruotare a seconda di quelle che sono le necessità con la quale le voglio proporre e se non voglio usare le sue proposte automatiche, posso tranquillamente prendere la casa e spostarla ruotandola manualmente con il mouse. Io mi sono posizionata al centro dove c'è il simbolo di rotazione e la sto ruotando. Quindi, ad esempio, la ruoto in questo modo. Dopodiché la posso spostare. Parto dall'estremo come un oggetto e la posso collocare. Ma po non posso, posso anche ridimensionarla, quindi allargarla o stringerla a seconda delle nostre necessità e contemporaneamente ho sempre nella scheda formato la possibilità di zoomarla. Esiste un comando che si chiama panoramica e zoom che ci permette di zoomare la casa in modo non manuale, ma andando direttamente con l'icona che corrisponde allo zoom, quindi clicco su panoramiche e zoom, mi appare la lente classica dello zoom e io clicco e sto allargando o rimpicciolendo la casa a seconda delle nostre necessità. Successivamente ho deciso di andare ad inserire un altro oggetto 3D che è un albero, quindi inserisco un altro modello 3D, sempre da file, e vado a prendere un albero. Automaticamente l'albero verrà collocato come la casa al centro dell'immagine, ma noi abbiamo la possibilità di andare a gestire la posizione del modello 3D rispetto agli altri modelli 3D che stiamo inserendo. Quindi immaginiamo di non caricare un albero, una casa, ma di caricare magari due immagini, due modelli che rappresentano una macchina a controllo numerico, una macchina di vario tipo e di volerle collocare con un ordine sequenziale logico. Io posso prendere l'albero e collocarlo più o meno dove voglio, ma se decido di posizionarlo dietro alla casa, io ho la possibilità
col tasto destro del mouse, di andare a indicargli di portarlo in secondo piano. Porta indietro o porta in secondo piano. E automaticamente, quando sposterò l'albero, l'albero verrà coperto dalla casa. E quindi, ad esempio, lo voglio posizionare qua. Oppure notate che quando lo porto nella parte visibile della casa, mi si torna a rivisualizzare il tronco dell'albero stesso. Successivamente posso decidere di inserire un terzo oggetto, modello 3D. Quindi ne inserisco un terzo e vado ad inserire un aeroplano. Caricando l'aeroplano, l'aeroplano viene sempre riposizionato. Io adesso lo ruoto, lo sposto, magari lo posiziono qua, lo ridimensiono in modo tale da mettiamo un po' più in basso. Ok, nel momento in cui io ho ridimensionato l'aeroplano, posso decidere di simulare uno spostamento. Quindi questa immaginiamo che sia la slide finita. Io la duplico e sulla seconda slide vado a dare una transizione. E nello specifico do una transizione che si chiama morphing. Automaticamente nella seconda slide vado a spostare ovviamente l'aeroplano. Ipotizzo di metterlo qua. Quando eseguirò la slide, immaginate di crearne tante di slide, quindi di dare un movimento più lineare. Quando io deciderò di eseguire questa presentazione, vado un attimo a verificare, ok? Io scoprirò che andando avanti la presentazione, l'oggetto simula il movimento. Quindi io faccio F5 per eseguire la presentazione e automaticamente vedo la prima slide con gli oggetti in modelli 3D inseriti, vado sulla seconda slide e vedo l'aeroplano che si muove. Sperando che questo vi possa aiutare a simulare la movimentazione di qualsiasi oggetto in ambito industriale, ovviamente magari non un aeroplano, ma il mio è un esempio, io vi saluto e vi auguro buona giornata e se vi è piaciuto questo video condividete, lasciate un like o commentate. Ciao, grazie!